Dopo 12 anni dalla sua prima comparsa in un piccolo teatro di New York, i monologhi della vagina, un testo scritto dall'americana Eve Hensler, esordisce per la prima volta a Roma, al Teatro Quirino. I testi dei monologhi sono ispirati a numerose interviste fatte ad un range di donne di ogni età, religione e classe sociale e raccontano drammi, episodi divertenti e fantasiosi, insomma, storie di donne comuni. Tra le attrici che hanno interpretato i monologhi della vagina troviamo anche l'onorevole Paola Concia. Prima volta come attrice, prima di Sì, la tutto. prima volta come attrice. Emozionata? Sì, molto, moltissimo. Qual è la forza Di di questi questi monologhi? monologhi. Ma la forza intanto è nella nominazione, no? Del linguaggio, c'è cioè una forza del linguaggio che è straordinaria. E poi il racconto ironico. Cioè delle violenze, ma anche dell'ironia, anche della libertà. Io credo che questa commistione del variegato mondo femminile, della grande forza delle donne di rialzarsi da qualsiasi tragedia, credo che questo sia il messaggio, un messaggio positivo, molto positivo quello dei monologhi. Questo deve essere. Lei ha detto una frase che è un po' sconvolta. L'Afghanistan può essere ovunque, Un po' per come le nel mondo, per le donne. donne l'Afghanistan Vuole spiegare meglio? può essere ovunque perché purtroppo nel mondo continuano a esserci violenze sulle donne in qualsiasi parte del mondo e quindi tutte le donne del mondo e gli uomini del mondo devono unirsi in questa battaglia. Non è una battaglia che si fa in un paese, si fa in tutto il mondo. E quindi un auspicio per le donne. Ma io mi auguro che questo tempo di grande crisi sia un tempo in cui gli uomini hanno molto fallito fino ad oggi, c'è cioè un fallimento maschile molto forte. Forse è arrivato il nostro tempo, anzi, secondo me è arrivato il tempo delle donne che cominciano le donne a governare il mondo e chissà se non andrà meglio. È stato emozionante. È stato molto emozionante, me l'avevano raccontato, ma sinceramente adesso, senza esagerare, essere su un palco e condividere con delle attrici di questo calibro, ma davvero condividere un evento del genere, è qualcosa di fortissimo. Si ride tantissimo, si piange, ci si commuove seriamente, soprattutto pensando che sono appunto parole vere, storie vere. E probabilmente quando si vede uno spettacolo di questo tipo non si pensa ad una cosa del genere, cioè a quello che c'è dietro e a quanta ricerca anche c'è stata di tutte queste testimonianze e a quanto si spera, è un po' l'idea appunto, lo scopo di Invidei e dell'associazione Se non ora quando in favore di questo, che si possa parlare. Senti, di tutti i monologhi che tu, mi pare che ne hai fatti più di uno, due o tre, qual è la frase che hai sentito, che ti ha commosso di più, che hai sentito più tua? Ma non soltanto di un mio pezzo, penso della serata. Anche della serata, sì. È una domanda difficile, così a caldo, ma c'è una frase che io dicevo del fatto che la nostra vagina sa ballare, la nostra vagina sa parlare e che ci stiamo preparando, ci stiamo organizzando. È una cosa che mi ha colpito e dovrebbe colpire. Cioè, veramente l'idea che ci sia un movimento sotto molto più forte di quello che noi pensiamo o sappiamo, che bolle. E allora sarebbe il caso di farlo parlare e ascoltarlo. Per me è talmente importante che è la sesta volta che salgo sul palco per Movie Day, oltre ad aver recitato la regina versione così solo con tre attrici, quindi per me è molto importante, è importante in questo lavoro, è importante in generale nel lavoro che io provo a fare in teatro, coniugare esattamente questo, la profondità, l'intensità, la serietà e a volte anche la, senza però mai perdere la tenerezza, come dicevo che non ci piaceva, e anche senza perdere lo sguardo ironico, poi Ivens è un'autrice straordinaria, un'amica meravigliosa, una donna. Lei l'ha conosciuta? Sì. Cosa le ha trasmesso? Appena vista? Quello che trasmette Eve lo si capisce anche semplicemente vedendo quello che ha scritto, ma lei è una specie di forza della natura, riesce a catalizzare attenzione, affetto,
vanno da lei e le raccontano cose che davvero non hanno mai detto nessun altro. Lei ha questa forza meravigliosa e potrebbe essere una delle grandi leader del pianeta. Speriamo che diventi. Quanto è importante dire vagina oggi? È una parola importante, ce ne sono altre che comunque non vanno più. Tipo? Legge per giustizia. Giustizia, equità, magari accoglienza, il fatto che la vagina interessa a tutti, quell'ultimo monologo, quello sul parto, interessa tutte le persone, uomini e donne, quelli buoni e quelli cattivi, chiunque. Inoltre sono storie di donne che ce l'hanno fatta, anche se sono storie di violenza dure, di soprusi. Sono storie di donne che hanno potuto raccontare quello che hanno vissuto, il loro vissuto può essere utile ad altre donne per riavere una dignità e dare forza alle altre. Quindi il messaggio è universale, sarà sempre potente e sul palco è ancora di più perché è un modo fantastico per comunicarlo. Quanto è importante oggi dire vagina, gridarlo? Beh, secondo me è importante arrivarci. Quando incontriamo le donne con cui lavoriamo, non è una cosa che imponiamo, gli facciamo fare dei giochetti per arrivare a dirlo tranquillamente, serenamente. Perché non è. E lo dicono poi? Sì, assolutamente. E allora avete vinto. Non si smette più di dirlo. Dico che quando si entra nel mondo della vagina non ci si esce più da lì.